Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo webinar della rete agrivoltaico sostenibile. Oggi vi proponiamo un webinar, se volete, un po' più agricolo. Infatti oggi parleremo di elettrificazione in agricoltura, introduzione di robot in agricoltura e quali possono essere le integrazioni di questi sistemi con appunto i sistemi agrivoltaici. Ne parleremo con due relatori molto attivi su queste due tematiche, ovvero Lorenzo Marconi del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione dell'Università Guglielmo Marconi e cofondatore di Field Robotics e Cassiama Francesco Marinello dell'Università degli Studi di Padova. Come di consueto avremo l'introduzione da parte di un collega dell'Enea, in particolare Carmine Cancro della Task Force Agrivoltaico Sostenibile di Enea. Come sempre le nostre regole di condotta, diciamo, vi invitiamo a usare il box domande e risposte per mandare le vostre domande, a cui risponderemo nella parte finale dopo le presentazioni, mentre nel canale chat condivideremo gli eventuali link, siti, forme di registrazione e quant'altro. Vi ricordo che le slide da politica della rete non saranno disponibili, ma la registrazione sarà disponibile già da domani o al più tardi da lunedì. Quindi, darei la parola a Carmine Cancro di Enea per la introduzione per poi passare agli altri relatori. Carmine, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Condivido lo schermo. Bene, puoi passare in full screen e puoi iniziare. Ok, si Sì, vede. sì. Oh, okay. Allora, buongiorno e benvenuti a questo webinar sull'elettrificazione e robot in agricoltura. Io sono Carmine Cancro, lavoro all'Enea, al Centro di Ricerche di Portici, nel Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Faccio parte della Task Force Agrivoltaico Sostenibile all'Enea e chiaramente anche dell'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile e della Rete Agrivoltaico Sostenibile. Ora, diciamo, farò giusto un'introduzione all'argomento riguardante, diciamo, l'automazione, in particolare, diciamo, l'elettrificazione dei robot in agricoltura. Sostanzialmente, quando diciamo, mi hanno chiesto di fare questa introduzione, ho pensato un po' che diciamo, ai vari campi in cui diciamo, l'automazione è stata sempre un driver caratterizzante diciamo, della storia diciamo, dell'umanità. Ecco, per non scomodare sostanzialmente l'età della pietra o anche altre cose, insomma, portato alcuni esempi, ma in generale, diciamo, quando l'uomo ha deciso di automatizzare un processo piuttosto che diciamo, di realizzare delle macchine che facessero del lavoro per suo conto, è stato quasi sempre per rimpiazzare, diciamo, l'uomo in lavori pericolosi e usuranti, aumentare la produttività. Quindi ed evitare operazioni, errori in operazioni ripetitivi, ma anche diciamo, nelle catene di montaggio per ridurre i costi di produzione dei componenti. Ci sono alcuni esempi importanti, ecco, quando si parla di automazione, diciamo, il mantra, se così vogliamo, vogliamo dire, dell'automazione è la catena di montaggio dell'automotive, che è stato non il primo, ma uno. Possiamo dire uno dei, diciamo, dei principali campi in cui l'automazione quindi l'ha fatta da padrone. Io poi sono personalmente una storia che diciamo, prima di lavorare all'Enea lavoravo in un'azienda del gruppo Fiat dove venivano realizzate proprio le catene di montaggio delle macchine, si facevano le linee di saldatura, le linee di avvitatura e diciamo io stavo lì, insomma, e progettavo anche diciamo, questi tipi di attrezzature. Ebbene, lì si era arrivato a un livello di automazione esasperato, in quanto addirittura un'operazione, diciamo, la catena di montaggio delle automobili è fatta a stazioni e in ogni stazione viene fatta un'operazione. Sostanzialmente, diciamo, i tempi ciclo, cioè il tempo
che intercorreva dal momento in cui la macchina entrava in stazione al momento in cui poi la stessa usciva e quindi venivano finite tutte le operazioni previste in stazione, variava tra i 20 e i 30 secondi. Capite che chiaramente diciamo, questo tempo ciclo non era assolutamente pensabile con attività di tipo manuali fatte dall'uomo, ma anche e soprattutto diciamo, ci sono, il robot ha liberato diciamo, l'uomo da situazioni anche pericolose in questo caso, perché poi chiaramente diciamo, le operazioni di saldatura, quindi di assemblaggio eccetera, non sono fatte sempre in un ambiente controllato, insomma, ma comunque può essere un ambiente pericoloso per l'uomo. Chiaramente l'utilizzo quindi dei robot ha portato anche diciamo, all'aumento della produttività, perché le precisioni che può raggiungere la macchina non sono le precisioni che può raggiungere l'uomo. Però ci sono altri campi, purtroppo ci sono i campi militari, quali diciamo, la robotica ha avuto sempre un suo sviluppo e oggi purtroppo sentiamo sempre più parlare di droni, cioè di macchine che sostituiscono i piloti praticamente nella la guerra, purtroppo, oppure quindi di macchine per fare lo sminamento. Purtroppo la ricerca diciamo, nel campo quindi militare è sempre stata, come dire, ogni volta quindi che c'è una crisi, ogni volta che ci sono dei pericoli, quindi viene dato sfogo e quindi si va uno step avanti diciamo, in queste situazioni. Ma ci sono campi molto più tranquilli come il robot per pulire casa, che diciamo, si stanno sempre più in qualche maniera diffondendo. In questo caso ovviamente diciamo, hanno un uso domestico e comunque però hanno la funzione quindi di, diciamo, di esonerare l'uomo da alcune attività che magari non vuole più fare. Insomma. Ora, in agricoltura, perché diciamo, introdurre la robotica in agricoltura? Mi sono fatto quindi alcune domande, diciamo, quali sono le motivazioni? Beh, sicuramente quindi una prima motivazione è il fatto che attualmente quindi, c'è una carenza di personale addetto alle coltivazioni, proprio perché il livello di remunerazione diciamo, del settore agricolo è molto basso. Non solo il livello di remunerazione è molto basso, ma diciamo, l'operatore lavora in condizioni di lavoro che non sono sempre ideali, col bel tempo, col brutto tempo, col sole, con la pioggia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, andare ad automatizzare quindi, questa operazione quindi, può dare una risposta quindi, a questi problemi. Però, diciamo, diciamo, alcune funzioni importanti di questi mezzi possono essere anche quelli legati all'introduzione di funzionalità legate all'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione di cui oggi se ne sente sempre più parlare e che riguarda probabilmente non solo diciamo, il fatto di dare la quantità solo la quantità necessaria di acqua alla singola pianta per poter crescere, anche perché oggi si parla sempre di più di carenza diciamo, di acqua, ma anche un discorso quindi di diagnostica mirata quindi sulle singole piante, quindi capire diciamo, dove c'è un attacco parassitario e di che tipo, e quindi intervenire solamente laddove ce n'è bisogno e con praticamente laddove ce n'è bisogno, quindi e con l'antiparassitario o comunque diciamo, il sistema quindi più opportuno quindi per quel tipo di problema. La robotica in agricoltura quindi è sicuramente un campo in espansione e ovviamente diciamo, i relatori successivamente avranno modo di parlarne più diffusamente, però io vi do solamente un dato che secondo Global Data entro il 2030 quindi, il mercato quindi, relativo a questo tipo di macchine supererà gli 11 miliardi di dollari, quindi un mercato di tutto rispetto e di grossa importanza. Perché diciamo elettrificare i robot? Cioè perché si parla quindi diciamo, di andare a utilizzare delle macchine elettriche? Beh, diciamo, le ragioni non sono solamente legate a, diciamo, ad un discorso quindi, di riduzione delle emissioni climalteranti, che ovviamente c'è, perché chiaramente la macchina
il motore elettrico non emette, almeno laddove diciamo, viene utilizzato. Non è solo un discorso di massimizzazione dell'efficienza, perché i motori elettrici sono molto più efficienti, quindi dei motori di natura endotermica, ma è anche un discorso legato al design delle macchine, per esempio, perché il motore elettrico è un motore, diciamo, di dimensioni mediamente più piccole rispetto ad un motore endotermico e può essere, disposto quindi sull'attrezzatura un po', diciamo, a seconda delle necessità. Quindi io posso progettare quindi una macchina quindi con forme e dimensioni tali soddisfare quelle che sono le caratteristiche che praticamente la macchina deve avere, andando ad utilizzare i motori elettrici dove ritengo più opportuno, diciamo, utilizzarli. Invece col motore endotermico questa cosa non è possibile, sia per un discorso quindi di chiaramente dimensioni, quindi che di ingombro, ma anche per un discorso di alimentazione dello stesso. Il motore elettrico ha maggiore affidabilità rispetto al motore endotermico perché chiaramente c'è una semplificazione importante quindi, della meccanica. Da un punto di vista ambientale, oltre al discorso della riduzione delle emissioni climalteranti, bisogna considerare anche una minore contaminazione dell'ambiente dovuto alla riduzione degli oli, perché chiaramente un classico trattore che viene collegato quindi praticamente con una macchina operatrice, una qualsiasi quindi macchina operatrice, può ovviamente quindi disperdere oli nell'ambiente, perché quindi tutta la parte quindi di trasmissione quindi del moto è fatto quindi con organi meccanici, quindi che normalmente quindi sono a bagno d'olio, quindi sono lubrificati, e comunque c'è la possibilità di disperdere olio quindi dell'ambiente. Ora, tutto questo quindi come si lega, diciamo, con l'agrivoltaico? Quindi sostanzialmente quindi l'elettrificazione dei robot, diciamo, l'agrivoltaico è un ulteriore notevole vantaggio quindi per la transizione quindi verso, diciamo, i robot elettrificati, perché è chiaro che se io ho un campo coltivato dove parallelamente quindi faccio quindi produzione quindi di energia elettrica, il vantaggio di avere delle macchine quindi operatrici elettriche, e laddove produco energia mi dà un duplice vantaggio, perché posso utilizzare la stessa energia quindi che sto producendo in loco, andando ad avere sicuramente quindi dei vantaggi di natura economica, ma anche e soprattutto quindi di vantaggi di natura ambientale, quindi perché chiaramente, diciamo, non inquino, e soprattutto quindi praticamente utilizzo in loco l'energia che io sto che sto producendo. Quindi diciamo è un connubio che potrebbe avvalorare e potrebbe avvantaggiare entrambi i sistemi, quindi sia il campo dei robot che il campo, diciamo, dell'agrivoltaico, perché chiaramente aumenta anche l'efficienza economica sostanzialmente quindi dell'investimento. Ora diciamo io non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori, vi ringrazio per l'attenzione e do la parola di nuovo a Giulio per la Grazie. Grazie Carmine, e quindi passerei adesso la parola al professor Marconi per il suo intervento. Buongiorno a tutti, condivido lo schermo. Aspetta, mi confermate che vedete? Confermo. Allora, buongiorno a tutti, grazie anche a Enea dell'invito. Io mi chiamo Lorenzo Marconi, sono un docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione dell'Università di Bologna, e come settore scientifico sono un controllista, sono una persona che si occupa di controlli automatici. E recentemente ho cofondato questo spin-off FIR Robotics, che tra le altre cose ha anche l'obiettivo di portare sempre più la robotica in ambito agricolo. Quindi vi porto un po' questa mia esperienza in questa presentazione. Iniziavo con qualche slide che riporta un po' le tecnologie che erano presenti a Fira. Sapete, questa fiera che un po' ha
fiera leader a livello mondiale di queste tecnologie robotiche più innovative. Si è svolta un paio di settimane fa a Tolosa con 1200-1300 diciamo, iscritti. Le tecnologie sono sia tecnologie robotiche di campo aperto, vedete per esempio in questa slide alcune soluzioni principalmente orientate a identificare le malerbe e a sconfiggerle, eventualmente anche con tecnologie laser. Tecnologie robotiche scavallanti, alcune soluzioni anche rinomate ormai, come può essere Vitibot, presenti già sul mercato, principalmente orientate alla lavorazione dell'interfilare. Vedete, diciamo, qui in basso a destra, diciamo, la tipica lavorazione che viene fatta da queste macchine scavallante, che prendono di mira principalmente la parte di vigna. E pochi droni a fira, questo è, che vedete sulla sinistra, era uno dei pochi esemplari presenti per lo spargimento di concime o di sostanze, diciamo, in campo, e alcune soluzioni anche abbastanza innovative. Vi lancio il video di questi sistemi robotici con questi sistemi di locomozione anche abbastanza innovativi per il data harvesting, cercare di catturare dato in campo per poi eseguire eventuali lavorazioni. Eravamo presenti anche noi come Fair Robotics, e dopo vi presento un po' diciamo, la tecnologia. Allora, qual è la sfida robotica dal mio punto di vista che ci troviamo ad affrontare? Molte delle sfide le ha anche già elencate il collega Carmine poco fa. Innanzitutto, quello che vi presento è anche un'attività di ricerca che stiamo svolgendo all'interno del campione nazionale PNRR Agritech, che ha, diciamo, a Bologna una sede importante, diciamo, di ricerca e sviluppo. Allora, sicuramente l'idea è ragionare from scratch, cioè da capo, da zero, su un foglio bianco. Non si tratta di elettrificare un trattore esistente, portarlo da endotermico a elettrico, ma veramente pensare a un concept diverso, nuovo, innovativo, cercando di convergere verso sistemi flessibili, sistemi che si possono adattare e arricchire anche di implements di varia natura, anche immaginandosi degli scenari che magari ad oggi sembrano poco realistici o poco vicini, ma che sicuramente, visto il trend che stiamo vivendo, potrebbero diventare realtà a breve, e mirando a sistemi che sono sostenibili non solo da un punto di vista ambientale. Sicuramente l'elettrificazione aiuta un discorso di riduzioni e di sostanze nocive, ma va, e lo vedrete tra un attimo, interpretato in maniera molto più ampia e molto più, come dire, completa. Sicuramente deve essere una soluzione robotica che aiuta a sviluppare sistemi sicuri, a tenere lontano l'uomo da zone che sono pericolose, e sicuramente anche da un punto di vista di salute. Pensiamo a quando, per esempio, il trattore irrora. E sempre di più pensare in termini di sistemi integrati. Non si tratta di progettare il trattore di nuova generazione da una parte e di immaginarsi l'impianto dall'altra, ma è sempre più quello di integrare attraverso un co-design, per esempio del filare e del robot, e anche integrazione con tutta la parte di ecosistema digitale verso aziende agricole che sono sempre più digitalizzate anche in termini di gestione e di post-harvesting. Ecco, perché elettrico? Carmine ha poco fa menzionato alcune cose che magari ribadisco adesso, magari rendendole anche un po' più tecniche. Allora, sicuramente perché in agricoltura vivremo quello che in ambito automazione industriale a Bologna, packaging, si è vissuto negli ultimi 20 anni,
c'è una trasformazione sempre più da una meccanica a una meccatronica, dove la trasmissione meccanica viene sostituita da una trasmissione digitale, e dove attuatori endotermici vengono sostituiti da attuatori elettrici. Questo è necessario per avere un'automazione fine di campo. Se vogliamo portare un po' tutta la rivoluzione della robotica che c'è stata in ambito automazione industriale indoor in campo, necessariamente questo deve portarsi dietro una semplificazione della macchina e una elettrificazione della macchina. E questo è necessario se appunto vogliamo in maniera seria parlare di agricoltura di precisione. Sicuramente l'elettrico porta dietro una semplicità costruttiva della macchina e una scalabilità della macchina, del rover, del trattore a dimensioni sempre più piccole, sfruttando il fatto che il motore elettrico ha delle capacità di densità di potenza che sono inarrivabili da un motore endotermico. Qui vi ho riportato una pagina di un datasheet della ditta Bonfiglioli con cui Fir Robotics sta facendo squadra per tutta la parte di motoriduzione. Questo è un motore da 40 kW, quindi l'equivalente di 60 cavalli, e vedete lì le dimensioni cerchiate. È un motore di dimensioni 50 cm per 30 e sulla destra vedete un trattore, diciamo, commerciale da 60 cavalli. Quindi se si vuole andare a ridurre, a semplificare e anche a robustificare da un certo punto di vista, l'elettrico è inevitabile. C'è sicuramente un discorso di sostenibilità che da un certo punto di vista io metto in ultima posizione, perché poi, insomma, parlando anche di sostenibilità ambientale, bisogna vedere un po' tutta la filiera 360 gradi. E qui vi riporto uno studio interessante che è stato fatto in un progetto regionale recentemente in Emilia-Romagna, progetto il cui acronimo era S3O, coordinato dal collega professor Corelli della scuola di agraria dell'Università di Bologna e poi coadiuvato per alcuni aspetti di energetici dal professor Rossi del mio dipartimento. E praticamente all'interno del progetto, tra le altre cose, si è dimostrato come il consumo energetico agricolo sia totalmente compatibile con la produzione in loco, cercando di stimare quello che è il consumo massimo giornaliero durante l'anno. Vedete nel grafico qui di sinistra i 12 mesi e quello che può essere per ettaro un consumo in termini di kilowatt della gestione dell'ettaro, considerando le varie operazioni di trinciatura, di irrorazione, di pulizia del terreno. E chiaramente il picco di consumo massimo giornaliero c'è durante il periodo estivo dove c'è anche la possibilità di produrre, per esempio attraverso dei sistemi fotovoltaici, la maggiore parte di potenza elettrica necessaria. E quindi attraverso un dimensionamento opportuno, per esempio di un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo e un efficientamento del mezzo agricolo, si può vedere come 20 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sono sufficienti a avere praticamente il fabbisogno durante tutto l'anno garantito di un sistema per ettaro. Poi un sistema modulare che chiaramente a fronte di ettari maggiori può essere riscalato. Quindi si può davvero produrre e utilizzare in campo avendo completamente una gestione off-grid di questo sistema, sempre che il mezzo che poi si utilizza non sia un trattore di vecchia generazione elettrificato che ha degli esuberi di potenza e delle inefficienze che chiaramente non lo rendono adeguato, ma si rivede nel progetto anche tutta la parte appunto robotica. Alcuni concetti che io nel corso degli ultimi 5-6 anni nell'esperienza di Fir Robotics ho maturato e su cui crediamo fortemente. Concetti che dovrebbero guidare lo sviluppo di questo così robot agricolo di nuova generazione. Innanzitutto bisognerebbe sempre di più andare verso un concetto di implement, di attrezzo motorizzato, piuttosto che di un trattore che tira l'implement, l'attrezzo.
Questo perché si arriva a questo punto a un progetto molto più integrato, molto più compatto, a una struttura molto più leggera, vedrete tra un attimo delle specifiche che vi dirò, risolvendo le problematiche che comunque sono serie in agricoltura di compattamento del terreno dovuto a macchine pesanti e anche di incapacità di lavorare in condizioni magari meteo diciamo totali, quindi macchina leggera può entrare anche in campo durante o dopo un'acquazzone pesante senza rovinare quello che è il terreno. Quindi un qualcosa sempre più di co-design fra implement, che dovrà essere sempre più intelligente, e sistema robotico. Sicuramente devono essere macchine adattabili e flessibili. L'idea che stiamo cercando di portare avanti è quella del plug and play, quello della presa di forza, del PTO, a cui collegare implement, ma implement di nuova generazione, implement che sono elettrificati, implement che sono intelligenti, in modo tale da capire quello che è il fabbisogno effettivo. A me piace chiamare questi rover una sorta di power bank in campo, cioè una presa di potenza autonoma, vedrete tra un attimo, a cui è possibile attaccare, come dire, l'utenza di turno. E anche possibilità appunto di pensare a queste piattaforme immaginandosi degli implement di nuova generazione, come dicevo prima, magari ad oggi poco realistici, ma in prospettiva assolutamente reali. L'altro concetto che ci ha ispirato in questi anni, a cui crediamo molto, è quello della scalabilità e dell'estendibilità. Se io devo trattare o gestire terreni grandi, estensioni grandi, non rendo l'oggetto più grande, ma duplico, triplico, quadruplo un oggetto piccolo. Quindi più che avere un numero più piccolo di grandi trattori, l'idea è avere un numero sempre più grande di trattori più piccoli. Questo per motivi gestionali, per motivi di manutenzione, di costo e diciamo di operatività. Quindi la macchina deve essere sempre più piccola e magari duplicando lo stesso modulo. E da qui l'elettrificazione, appunto, per riscalare verso il basso è chiaramente cruciale. L'altro concetto fondamentale che vi accennavo anche poco fa è quello che viene detto all'estero robotic friendly orchard architecture, cioè sempre di più co-progettare la parte di impianto, di filare con il sistema robotico. Vi riporto un'esperienza fatta a Cadriano, dove è sita l'azienda agricola dell'Università di Bologna, dove è stato impiantato un frutteto sperimentale con un'interfila molto stretta, cercando di giocare insomma anche la potatura per garantire la fonte di luce sufficiente, e dove il rover che vedrete è stato un po' coprogettato, pensato in termini di specifiche insieme all'impianto stesso, abilitando anche quindi un impianto nuovo con una resa per ettaro molto molto maggiore. L'ultimo concetto che vorrei esporre è quello del fatto che se uno pensa a una macchina che opera in maniera continua ed eventualmente a bassa velocità, la potenza che si richiede è nettamente più bassa rispetto a quella con cui oggigiorno si è abituati a pensare in termini, per esempio, di attrezzi, e che sono quelli che giustificano, come dire, l'esubero di potenza con tutte le problematiche che questo comporta del trattore. Un po' la stessa idea, concetto che c'è dietro il tagliaerba da giardino automatico. Passando in continuazione, operando in continuazione, è un oggetto molto piccolo, molto semplice, con lame piccole, dalla potenza molto limitata. Se io devo pensare di entrare in campo a tagliare l'erba ogni 2 settimane, chiaramente la macchina che necessito è decisamente più grande. Quindi il fatto di immaginarsi una robotica che opera in continuazione può permettere anche uno riscalare verso il basso tutta la parte di design meccanico ed elettrico, e chiaramente anche rendere il tutto più sostenibile. È chiaro che questo si deve portare dietro una capacità di operare senza pilota, senza operatore a bordo, che è quello che tipicamente impone di andare veloce e di andare solamente una volta ogni tanto. Quindi tutto il discorso di anche navigazione autonoma
è abilitante se vogliamo fare la vera rivoluzione. Fatemi un po' presentare come un po' questi concetti sono confluiti in Field Robotics, in questo spin-off, e in un po' hanno guidato tutto lo sviluppo del prodotto. Questo è uno spin-off che, questo vi dà anche un po' l'idea di dove, se vogliamo fare la rivoluzione, le tematiche, le competenze devono andare. È uno spin-off che internamente ha tutte competenze di navigazione autonoma, anche in ambienti privi di GPS, quindi ricostruzione dell'ambiente mediante telecamere, mediante laser scanner, mediante radar, per poter navigare anche in ambienti non totalmente, come dire, strutturati, in maniera sicura. Tutte competenze di intelligenza artificiale, perché tutta la rivoluzione, vi dicevo prima, si porta dietro anche una digitalizzazione dell'impianto, quindi capacità di riconoscere il numero di frutti, di segmentare, di fare predizioni, tutta una parte di AI che deve essere un po' parte integrante di questa rivoluzione. Tutta una parte meccatronica che chiaramente è fondamentale, tutta la drive line di basso livello, tutto il sistema di storage della potenza, la gestione della potenza in ambienti che possono essere molto ostili, come sono quelli dell'agricoltura, sono tematiche importanti, con l'obiettivo finale di avere una macchina appunto robusta, affidabile, appetibile dal punto di vista del mercato e che magari contribuisce anche a formare quello che viene detto digital twin dell'impianto, una virtualizzazione diciamo dell'impianto utile magari per obiettivi di predizione e di gestione dell'impianto. Questa è la macchina a cui siamo arrivati dopo diversi anni di sviluppo. A me piace chiamarla, vi dicevo prima, un power bank in the field, cioè un pacco batterie significativo, autonomo, a cui si può attaccare l'implement elettrico, diciamo, di turno. È un cingolato, in questo caso lo vedete equipaggiato con un trincia Nobili, è un trincia tradizionale, diciamo, non elettrico, ed è stata fatta una presa di potenza, diciamo, elettrica. È una macchina che a livello di pacco batterie al litio può portare multipli di 6 kW, è la versione che adesso stiamo operando a 24 kW a bordo, con un concept meccanico che è stato studiato proprio cercando di andare dietro quel concetto che vi ho detto prima di implement motorizzato. È una macchina che ha un payload significativo, perché nella nostra visione deve essere anche una macchina logistica di campo, è una sorta di muletto, una tonnellata di payload, con capacità di anche affrontare ambienti ostili in termini, per esempio, di terreni di inclinazione, di pendii, diciamo, significative. Vi mostro la prossima slide dove presso i laboratori di meccanica agraria dell'Università di Bologna non siamo riusciti a farla ribaltare, siamo andati un po' a fondo scala con le apparecchiature che c'erano, proprio a riprova di quanto, diciamo, possa essere una macchina diciamo anche operabile in ambienti che vengono tipicamente detti di agricoltura eroica. È una macchina leggera, una macchina che pesa 600 kg, diciamo, senza implement, con delle, diciamo, capacità di navigazione autonoma che sono garantite da delle telecamere, da un lidar a bordo macchina. Vi dicevo, tutta la parte di driveline, di potenza, di gestione della potenza è critica, e questo ha fatto sì che, insomma, Field Robotics ha subito attivato una collaborazione stretta con un altro spin-off dell'Università di Bologna, Liber, dedicato allo sviluppo di queste tecnologie di batteria al litio, di tutta la parte poi di gestione della potenza che li va appresso. Questa è la macchina presentata ad EIMA, qui in presenza del ministro, e vi anticipo anche che sarà la macchina che poi opererà a Macfrut, Fiera Rimini a maggio di quest'anno,
e sarà il primo esemplare che sarà commerciale, nel senso che stiamo allestendo adesso a Bologna tutta una parte più di catena produttiva per uscire con queste macchine. È una macchina, vi faccio vedere un video che parte da dopo, scusate, non riesco a far partire, ecco, il video nasce da 5 anni di progettazione, una macchina che è nata in campo, nel senso che solamente la prova del campo ci ha permesso di crescere. Qui la vedete equipaggiata col Trinciano Mobili, che è uno degli implement plug and play di cui vi parlavo. È una macchina che è dotata chiaramente di GPS per una navigazione in campo aperto, ma che fa affidamento per la navigazione anche su soprattutto su sensori di natura diversa, di percezione diversa. Ha delle telecamere di profondità, ha diciamo un laser scanner per la ricostruzione dell'ambiente e naviga in maniera autonoma, diciamo in filare, ricostruendo il corridoio appunto con queste telecamere e con la tecnologia di percezione detta. È completamente elettrica. Ed è una macchina pensata appunto per essere poi equipaggiata con implement anche futuristici, che sono bracci robotici, sistemi di raccolta, oltre che implement tradizionali come sono atomizzatori piuttosto che appunto sistemi di trinciatura. È una macchina che riconosce la fine filare, che gira al filare successivo con una parte proprio di programmazione piuttosto snella. E da qui si cresce, nel senso che tutti gli sforzi sono stati fatti sull'avere un cuore, un power bank affidabile, autonomo. Fatto questo, tutta la parte di automazione industriale, di applicazioni indoor, adesso può essere davvero sdoganata in ambito outdoor. Quindi Amac Fruit, citato precedentemente, presenteremo per esempio un atomizzatore a basso volume, sviluppato con Martignani, completamente elettrico. Stiamo sviluppando tutto un sistema di raccolta automatica della frutta, in particolare dei kiwi, e altri, diciamo, sistemi che caratterizzeranno proprio il robot di campo del futuro. Vi dicevo che questa, oltre a essere una macchina che opera in campo con l'implement di turno, tra i vari implement ha anche l'implement di data harvesting, quindi di cattura del dato attraverso delle telecamere multispettrali, è in grado di avere una cattura centimetrica e anche continuativa dell'impianto, utile a creare quello che è, vi dicevo prima, è il digital twin, il gemello digitale, utile poi per chiudere il loop di agricoltura di precisione, per quindi per capire dove la macchina deve andare a operare, dove deve trattare, dipendentemente dallo stato di salute dell'impianto. E qui chiaramente entrano in scena tutte delle competenze non meccaniche, ma di intelligenza artificiale, di predizione, di modelli predittivi che sono, vi dicevo prima, cruciali se si vuole vincere la sfida. Una slide di conclusione. Allora, sicuramente, vi dicevo, è una rivoluzione quella che a cui assisteremo nei prossimi anni, non solo tecnologica. Le sfide tecnologiche sono significative, ma è un po' rivedere tutta la gestione dell'impianto sfruttando la navigazione autonoma. Non c'è più l'operatore, il fatto che non ci sia più l'operatore fa sì che la macchina possa essere andare lenta, quindi consumando di meno, e possa essere continuamente in campo e quindi abilitando quell'idea che vi dicevo prima della taglia erba diciamo automatico. Sicuramente il discorso elettrificazione, oltre ai motivi detti, va dietro una politica di decarbonizzazione che, sapete, tutta Europa ha sposato. Il gasolio agricolo costerà necessariamente sempre di più, sarà sempre più
come dire, bandito da regolamentazione, quindi l'elettrico, oltre ad avere i benefici e le necessità dette, sarà la soluzione ovviamente necessaria per risolvere questo problema. C'è sicuramente un problema di certificazioni per la parte di navigazione autonoma. Ad oggi non c'è in ambito agricoltura ancora una possibilità di certificare la macchina per la navigazione autonoma. Tutte le macchine che ad oggi sono vendute con navigazione autonoma per legge devono avere una persona a portata di mano in grado di spingere il fungo rosso nel momento in cui le cose non vanno. Quindi capite che siamo in una fase ancora di fissare le regole. Ci si sta lavorando, ci sono gruppi di lavoro attivi e vedrete che a breve questo aspetto anche di certificazione sarà in qualche maniera risolto. L'ultimo punto che mi sento di evidenziare è che è una rivoluzione che porta a un prodotto che non può essere ancora considerato una commodity, un prodotto da scaffale, come può essere un trattore che si compra e si sa già come operarlo. Ci deve essere tutta una fase di finalizzazione della macchina e di calibrazione sulle esigenze specifiche di chi l'acquista e chi l'adotta, che è fondamentale anche perché, ripeto, è una macchina molto customizzabile in termini di operatività e di implement che possono essere utilizzati. Questa è la fine della mia presentazione, grazie per aver assistito. Grazie professore, estremamente interessante. Tra l'altro colgo per farle una domanda che è venuta da uno spettatore, cioè esiste un sistema di comunicazione verso operatore remoto? Cioè, quindi immagino la macchina può essere comandata dal remoto oppure fa tutto da sola? Dunque, ha varie funzionalità, nel senso che c'è il telecomando per comandarla via joystick, come si dice, visual off-sight, nelle vicinanze. Ha un sistema di guida completamente autonoma, che è quello che vi dicevo, quindi programmato qual è il primo filare che deve affrontare e il percorso che deve fare, la macchina lo fa in maniera completamente autonoma, con i vincoli di certificazione che vi dicevo poco fa, che ancora non la rendono macchina da questo punto di vista commercializzabile, ed è possibile una guida autonoma, una guida teleoperata, quindi un operatore che a distanza via rete comanda la macchina mediante le telecamere di bordo. Chiarissimo. Bene, ovviamente vi invito a postare ulteriori domande e nel frattempo darei la parola adesso a Francesco Marinello dell'Università degli Studi di Padova per la sua presentazione. Francesco, ci senti? Sì, voi mi sentite? Sì, ci sentiamo ma non ti vediamo al momento. Non eccoci, mi vedete ancora? Eccoci. Ora ti vediamo. Okay. Intanto mi scuso fin da voi, fin da ora, se la presentazione avrà, spero, il meno possibile, anzi spero per niente qualche singhiozzo, ma sono ammalato e da casa e non sono riuscito ad andare in ufficio oggi. Non c'è problema. Però ho fatto in modo di avere due connessioni wifi distinte per il collegamento internet, quindi spero che vada tutto lì. Tanto grazie anche da parte mia per l'invito e grazie anche alle persone che stanno ascoltando. Ecco, vado subito un po' al dunque. Diciamo che l'elettrico non è una gran novità in agricoltura. Se andiamo a vedere articoli, lavori, disegni, notizie, eccetera, ne troviamo anche vecchi di oltre 100 anni che parlano dell'elettrico in agricoltura. In 100 anni non ci siamo ancora del tutto arrivati, diciamo che però non è che siamo distanti, è un processo che è andato avanti un po' troppo lentamente, quindi forse non ci facciamo tanto caso, abbiamo già fari elettrici, controlli elettronici ad alimentazione elettrica, sistemi di attuazione, comandi elettrici, sistemi di trasferimento di informazioni elettriche e così via.
È un processo in cui quello che sta succedendo in ambito agricolo è proprio quello di avere una parte sempre più importante di controlli e di comandi che vanno per la parte elettrica. Ecco, non richiamo tutti i vantaggi che sono già stati un po' citati sulle presentazioni precedenti, e colgo un po' una questione che è stata mossa poco fa dal collega di Bologna, e cioè il fatto del prezzo del gasolio. E a me, più che preoccupare il prezzo del gasolio che cresce, è il prezzo del gasolio che è un po' imprevedibile, che ha oscillazioni anche del 10, 20, 30% a seconda della guerra di turno, delle leggi di turno e così via. Mentre quello che è, ad esempio, a confronto il prezzo delle batterie al litio, si vede che per ora è andato via via decrescendo. Quindi ovviamente non possiamo confrontare gli euro a tonnellata del gasolio con gli euro a kilowattora di una batteria al litio, perché sono cose diverse. Però possiamo forse andare a fare un confronto stimando un numero di cicli. Quindi, per riportare nella stessa unità di misura, ad esempio 2000 cicli di ricarica, 2500 cicli di ricarica, il prezzo di una batteria al litio dovrebbe andare circa sui 0,4 euro al kilowattora contro quello del gasolio, che è circa il doppio. Quindi c'è uno scenario di uso dell'energia elettrica, perché c'è una convenienza economica, o c'è un potenziale di convenienza economica. Ecco, qua ho scritto 2500 cicli, vuol dire che per avere il pareggio di economicità tra gasolio ed energia elettrica, contando che comunque è verosimile avere delle batterie a bordo macchina, dovremmo andare intorno al migliaio di cicli. Quindi andiamo verso un orizzonte di macchine elettriche. Dico già la soluzione finale di tutta la presentazione: sì, andiamo verso l'elettrico, purché queste macchine diano caratteristiche che le rendano utilizzabili. Se una macchina è utilizzabile per, diciamo, vogliamo rientrare nell'investimento in 3 anni, se quella macchina è utilizzabile per 1000 cicli di ricarica in 3 anni, o in 4 anni, o in 5 anni, questo ovviamente rende quella macchina vantaggiosa dal punto di vista energetico. Non parlo del punto di vista ambientale, vado strettamente sull'economico. Se viceversa quell'attrezzatura viene utilizzata meno di 1000 cicli di ricarica, considerando un ciclo di ricarica per un giorno, diciamo quindi meno di 1000 volte in 3 anni, in 4 anni, quella macchina inizia a perdere il suo vantaggio economico, stante ovviamente gli attuali prezzi del mercato. Ecco, questo non è uno scherzo, nel senso che 1000 cicli, cioè 1000 volte, una macchina utilizzata 1000 volte in 3 anni, vuol dire 300 volte all'anno, vuol dire quasi tutti i giorni. Ecco, quindi le macchine che hanno un futuro sono macchine elettriche che hanno un futuro, sono quelle che riusciamo a impiegare in qualche modo tutti i giorni. Non è un caso che a trainare questo mercato sia l'automotive, dove noi abbiamo automobili che utilizziamo effettivamente tutti i giorni. Nell'agricolo questo è un po' meno scontato. L'altro elemento in considerazione è il fatto dell'autonomia. Per avere molta autonomia abbiamo bisogno di molta energia. Molta energia vuol dire scusate, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Forse ecco, conviene spegnere il video per guadagnare banda. Già fatto. Ok, grazie. Ecco, stavo di ricondivido. Ecco, stavo dicendo che un problema importante è quello dell'autonomia. Per riuscire
ad avere un'autonomia sufficiente, io devo cercare di operare con pacchi delle batterie molto pesanti. Avere pacchi molto pesanti ovviamente è una cosa che va contro quella leggerezza di cui parlavamo prima. Se ho portato l'esempio, un chilogrammo di gasolio su una macchina da 100 cavalli mi garantisce alla massima potenza 15 secondi e 3 minuti di autonomia, scusate, un chilo di pacco batterie mi garantisce un'autonomia di 15 secondi. Oppure lavorando a potenza media, un minuto con un chilo di batterie e 12 minuti con un chilo di gasolio. Ecco, questo ci richiama subito al fatto che il peso delle batterie può avere un gioco importante e in generale ha importanza tutte quelle volte in cui ho a che fare con delle lavorazioni che sono molto energivore e che chiedono molta potenza. Ecco, quindi ho già messo sul piatto due limiti, uno che è il peso delle batterie e l'altro che è il numero di volte che riesco a utilizzare quella macchina. E l'altro elemento però che va sicuramente preso in considerazione, che è stato citato anche dai colleghi precedenti, è legato al fatto che l'utilizzo di sistemi elettrici è molto più favorevole, molto più favorito anche dalle normative, quelle che disincentivano il gasolio, ma anche quelle sulle emissioni. Andare a ridurre le emissioni su una macchina elettrica è ovviamente molto molto più facile e anche molto più leggero rispetto a quanto possa essere fatto sul gasolio. Leggero, dico, perché i sistemi antiparticolato, i sistemi di abbattimento, eccetera, sono molto voluminosi, pesanti e costosi. Ecco, quindi andiamo al mercato delle macchine elettriche e questo che vedete è il cumulato di numero di modelli che sono presenti sul mercato. Ovviamente è una curva che sta crescendo, ha iniziato ad avere i primi modelli sul mercato, diciamo dopo il 2010, e adesso contiamo circa, nel 2022, circa una cinquantina di modelli presenti. 47% totalmente elettrici, 53% ibridi, con classi di potenza alcune diverse, verso spostate su potenze medio-basse, come sotto i 40 kW, e via via andando a percentuali sempre inferiori su modelli via via più pesanti, dagli 80 ai 120 kW, a 120-160 kW, fino oltre i 160 kW. Ecco, quindi parliamo di potenze molto variabili e che ovviamente si addicono a fare lavorazioni molto variabili. Ovviamente una macchina sotto i 40 kW fa tutta la normale amministrazione, piccoli trasporti, trattamenti, eccetera, tutte quelle lavorazioni che non sono, tra virgolette, pesanti, mentre i trasporti più importanti o le operazioni più impegnative ovviamente richiedono macchine con potenze più alte. Ecco, il motivo per cui vediamo una colonna molto più alta sulle potenze basse, sotto i 40 kW, è legato ovviamente al fatto che la potenza disponibile ha una controparte sul peso delle batterie, quindi trattori più piccoli ovviamente possono permettersi anche sistemi di alimentazione più facili, più leggeri, quando ovviamente non parliamo di macchine ibride. Ecco, fare... C'era una domanda in chat prima e diceva: quindi il futuro è senza trattori, è solo con le macchine elettriche? È difficile dirlo. Se andiamo a vedere un po' di statistiche in internet si trovano davvero numeri molto molto diversi. Però sicuramente che vi sia una tendenza a crescere, questo io penso che sia consolidato e che il mercato sia o nei prossimi 3, nei prossimi 5, 6, 7 anni sempre più invaso da macchine elettriche, per i vari vantaggi che sono stati descritti, io penso che questa sia la tendenza attuale. Ecco, trattori quindi di dimensioni medio-piccole, trattori specializzati, come quelli che vedete qua, che rappresentano un po' lo status del mercato, e che posso andare a utilizzare
per fare diverse operazioni. Ne abbiamo altre oltre gli specializzati, abbiamo quelli di dimensioni più grandi. Diciamo che quelli specializzati di piccole dimensioni si addicono per tutte quelle operazioni che richiedono una quantità di energia non troppo spinta. Qua ho riportato i kilowattora tipici che sono richiesti per ogni ettaro, quindi un'erpicatura richiede dai 200 ai 280 kilowattora per ettaro all'anno, la semina dai 90 ai 130 e così via. Ecco, le operazioni che in qualche modo possono essere gestite con potenze medio-basse o con larghezze di lavoro basse e con potenze complessive annue, tutto sommato non eccessive, possono essere in qualche modo gestite da macchine di potenze medio-alte. Altre potenze, altre lavorazioni come arature profonde, eccetera, ovviamente richiedono alte potenze su brevi periodi e quindi quelle si addicono meno a macchine di piccola potenza. Ecco, quindi dicevamo la potenza che serve per fare l'operazione. Ora, è difficile fare delle sintesi, ma se è vero che io ho bisogno di 200 kWh per ettaro in un anno, o meglio, ho bisogno di 200 kWh diciamo in 20 giorni, che è il tempo che mi posso permettere per fare una qualche lavorazione, ecco, quella lavorazione mi chiederà per 200 kWh circa, contando che un metro quadro di un pannello solare produce diciamo mezzo kilowattora al giorno di media lungo l'anno, ovviamente con picchi in basso in inverno e picchi in alto in estate, però diciamo che si fa presto a fare i calcoli di quanti giorni di ricarica di un metro quadro di pannello servono per fare un'erpicatura, una semina, eccetera. Ed è chiaro che le lavorazioni più facili sono quelle che hanno potenze assorbite più basse e non è un caso che la maggior parte delle macchine attualmente che lavorano per via elettrica lavorano proprio su semina, aggiungerei, sarchiature, trattamenti fitosanitari, concimazioni e sfalci, che sono quelle che se lavorate in ambito agricolo, sono quelle che richiedono una minore potenza, tipicamente un minore uso di gasolio, e sono quelle che operano un po' meno sul suolo. E il suolo è la parte energivora, la lavorazione del suolo è quello che richiede molto. Ecco, per fare quindi queste lavorazioni io posso andare su due direzioni, o avere macchine che richiedono grandi potenze, e in questo caso probabilmente la soluzione è ancora verso macchine ibride, oppure lavorare su macchine che lavorano in modo prolungato e con basso assorbimento di potenza. In questo modo possiamo ridurre il peso delle batterie e possiamo anche avere un parallelo più sostenibile, più stabile con l'energia che via via viene prodotta, ad esempio, da un impianto fotovoltaico. Ecco, quindi vi dicevo che due sono le direzioni che ha preso la ricerca e anche le macchine sul mercato. O macchine, qua vediamo semoventi, che hanno grandi assorbimenti di potenza, ma che tutto sommato lavorano pochissime ore al giorno, quindi il tempo della distribuzione dell'unifide, il tempo della movimentazione dei prodotti, delle balle, dei materiali nel centro aziendale, o altre macchine, ecco qua un altro telehandler, qua ho riportato ecco una seminatrice, non tanto perché sia una macchina classica, ma perché la semina è una di quelle operazioni che beneficia più delle altre della precisione e dell'accuratezza che consente l'elettrico. Ecco, quindi sulle semoventi, diciamo, e sui trattori di grosse dimensioni, diciamo che sono favorite tutte quelle applicazioni in cui ho brevi utilizzi per alte potenze. Ma l'alternativa, ecco qua vediamo alcune operatrici, l'alternativa è quella di andare a orientarsi più che sulle semoventi, o non solo sulle semoventi, ma anche sul trattore, perché se è vero che io per
smaltire per ammortizzare il costo dell'elettrico, devo fare i 1070 cicli in 3, in 4 anni, ovviamente devo riuscire a utilizzare quella macchina per molte più operazioni. E quindi un ruolo strategico lo giocano le attrezzature. Attrezzature che stanno uscendo sempre più frequentemente. Qua vedete un atomizzatore, una livellatrice, una defogliatrice di Tecnovit, un ranghinatore, così. Quindi macchine che qua coprono operazioni molto diverse, devo dire. Operazioni che più di tutto sono focalizzate sull'elettrico. L'elettrico è sulla semina, scusate, la semina è quella più di tutte che può beneficiare dell'elettrico, proprio perché l'elettrico consente di modulare, controllare le densità di semina, di controllare elettronicamente la presenza di eventuali fallanze o doppie deposizioni, di controllare anche, di regolare in tempo reale la pressione. Quindi ecco, sulla semina direi che c'è la maggior parte delle attrezzature, ma anche su altre macchine, e sicuramente i trattamenti fitosanitari sono quelli che sono più al centro dell'attenzione, perché sono ovviamente facciate di bassa sostenibilità, o perché c'è molta sensibilità sul fatto di ridurre tutti i fenomeni di deriva e i costi stessi dei prodotti fitosanitari. Per cui ecco, anche l'elettrico con i sistemi a dosatura variabile con motore elettrico sulle ventole, ma anche con gli ugelli pulsati a impulso, possono essere macchine che beneficiano di utilizzo di una trattrice elettrica. Ecco, quindi diversi tipi di operatrici che vanno nella direzione appunto di estendere più possibile l'uso delle trattrici elettriche. Quindi trattrici elettriche che diventeranno via via più frequenti quanto più saranno disponibili ovviamente attrezzature elettriche. Qua vedete altre ad uso orticolo, e qua vedete un po' anche una distribuzione come il numero di modelli. E ancora mancano molte attrezzature, ancora le attrezzature sono poche. Però ecco, se consideriamo che l'ISOBUS, che è, come sapete sicuramente, il linguaggio di comunicazione unificato che ha messo insieme attrezzature e trattori, è stato sviluppato 20 anni fa e forse più, e solo adesso un po' inizia a prendere piede, ecco, mi aspetto che il processo qua sarà un po' più veloce, ma non eccessivamente più veloce. L'altro passaggio che mi viene da nominare è legato al fatto dell'uso dell'elettrico, non su tantissimi cicli, come dicevamo prima, e quindi un trattore che deve adattarsi a tantissimi attrezzi diversi, ma probabilmente sulla seconda possibilità, e cioè quella di potenze basse usate per tempi molto lunghi. Ora, le potenze basse usate per tempi molto lunghi vanno un po' in conflitto con quello che è il costo della manodopera, e questo quindi richiama la necessità di avere macchine il più possibile indipendenti dall'operatore, e quindi verso macchine che sono robotizzate per ridurre l'intervento all'operatore. Quindi un operatore che gestisce in parallelo 4, 5, 6 macchine, o in un futuro probabilmente non troppo distante, attrezzature direttamente senza operatore. Poi ne vediamo alcuni esempi che erano stati citati anche prima, proprio sulle zone in cui l'operatore può essere a rischio a causa del ribaltamento. Quindi qua abbiamo macchine a controllo remoto che fanno operazioni in zone rischiose. Le attrezzature robotizzate, sia a controllo remoto sia autonome, che fanno operazioni, sono davvero molte. Qua vedete macchine per trinciare, macchine per trattamenti, in cui ovviamente tenere l'operatore distante dalla caduta di rami piuttosto che dal prodotto fitosanitario ovviamente può essere un elemento di sicurezza. L'altro elemento che è stato citato anche prima è l'elemento della precisione. L'elettrico permette la realizzazione di attuatori che hanno una maggiore capacità di controllo, che riescono a controllare lo spostamento di
un grado, due gradi, un centimetro, cosa che il meccanico fa in modo molto più complesso e anche l'idraulico, devo dire, fa in modo molto più complesso. E dopo abbiamo anche macchine in cui la lentezza è il valore aggiunto. Qua vedete una macchina che ha fatto molto successo alle varie fiere, Icaro, la macchina che vedete qua, che ha una serie di pannelli ultravioletti che in qualche modo dovrebbero essere efficaci contro alcune malattie fungine, e la lentezza è un elemento che va a vantaggio di questo trattamento. Più l'avanzamento è lento, più si riesce a operare in modo efficace. Ma ci sono altre operazioni in cui la velocità può essere lenta, come con alcune macchine scavallanti, l'alta velocità non è opportuna, e macchine scavallanti possono fare una buona gestione della chioma. Ecco, quindi lentezza che troviamo dopo in molte altre macchine, macchine da diserbo, macchine ultraviolette, eccetera, macchine che stanno diventando anche sempre più importanti anche in ambito italiano. Tutti questi robot che vedete qua, c'è cioè quello di Field Robotics e gli altri, sono tutti fatti in Italia. Quindi l'Italia, che non dimentichiamo, è il secondo o terzo produttore di macchine agricole al mondo, ha o dovrebbe avere anche in futuro una posizione di pregio anche in queste nuove macchine agricole. Quindi ecco, teniamo conto che per la nostra produzione nazionale è un settore che può diventare trainante, proprio perché ha una storia di primato nella produzione di macchine agricole l'Italia. Ecco, qua vedete un po' di altre macchine che sono proposte in modo un po' più generalista, e quello che mi interessava un po' mostrarvi è la varietà di macchine che sono presenti, di robot che sono presenti, un po' sono già stati mostrati precedentemente. Quello che vedete qua è, se qualcuno di voi è dalle parti di Padova, in contemporanea oggi abbiamo la chiusura di questo progetto regionale, in cui abbiamo sviluppato con Carraro Spray questo robot elettrico per i trattamenti in serra. Quindi qua vedete i due ventilatori laminari che spingono il prodotto sulla coltura, e qua invece vedete una macchina in cui abbiamo uno, due e tre assi che controllano una pinza che va a operare sul suolo per fare azioni di diserbo. Ecco, quindi questo per richiamare che, come nel progetto citato prima su Field Robotics, abbiamo molti progetti che sono in corso. Quindi l'attesa di avere molte più macchine elettriche, e anche e soprattutto anche con quanto finanziato dal PNR adesso, è un orizzonte non così distante. Il PNR ha una scala temporale di 3 anni, e ci saranno molte nuove attrezzature che verranno studiate, sviluppate e che ovviamente entreranno nel mercato. Ecco, quindi sicuramente il robot rappresenta un'evoluzione del mercato, come vedete, l'elettrico gioca un ruolo fondamentale, gioca un ruolo per almeno l'80% dei robot agricoli. Quindi ce ne sono ovviamente molti ancora ibridi a diesel, ma la tendenza è quella di andare sicuramente verso l'elettrico. E con operazioni che coprono un po' tutte le operazioni, con un po' tutte le fasi del ciclo culturale. Qua vedete la difesa, il diserbo, il monitoraggio, eccetera. Quindi tutte operazioni che in qualche modo, se ricordate la grafica di prima, sono quelle che hanno un po' un utilizzo inferiore di energia. Ecco, concludo con queste ultime due slide. Questo è un robot elettrico. Qua parliamo di una potenza molto alta, che è stato presentato nel 2022 da un collega, da un'azienda qua sul Padovano, e che richiama l'idea della macchina a cavo che per la prima volta era in realtà già stata presentata più di 100 anni fa.
macchina a cavo, quindi con un cavo di circa un chilometro, che si collega direttamente alla rete elettrica per avere l'alta potenza e per evitare i problemi di batterie. Ecco, non so bene qual è il futuro, se il futuro è a cavo o il futuro è con le batterie o a cavo. Però ecco, e anche non so dire se il futuro sarà su trattori elettrici o su robot di piccole dimensioni o su tutte e due le direzioni. Ecco, diciamo che in generale, concludo dicendo che non ci sono delle idee giuste o sbagliate a priori. Diciamo che 120 anni fa, quando è stata prodotta questa macchina che sfruttava l'energia di recupero di un'azienda che faceva barbabietole, ha sfruttato un momento in cui c'era una disponibilità di energia in quell'azienda. Adesso diciamo che quella macchina è subito scomparsa, però adesso la presenza sul mercato di molte più macchine, una sensibilità molto maggiore sui temi ambientali e problemi molto più evidenti sul minerale, sul petrolio, ecco, probabilmente quelle possono essere le condizioni che spingono il successo di queste tecnologie elettriche. Quindi ecco, è difficile fare previsioni su qual è l'orizzonte temporale, però sicuramente adesso siamo in un periodo in cui queste macchine possono avere un successo di mercato proprio perché le condizioni del mercato sono molto più favorevoli. Grazie, ecco. Grazie mille Francesco, estremamente interessante. Magari ecco, volevo fare io una domanda che poi è venuta fuori anche nei commenti, in parte ha risposto il professor Marconi, in parte hai anche risposto tu, era appunto legata alla leadership nella produzione, cioè al momento chi è che sta producendo più macchine agricole elettriche o robot per l'agricoltura. In parte, vabbè, hai accennato tu la risposta, il professor Marconi ha accennato che comunque in Europa c'è una bella componente di leadership riguardo la Francia, l'Olanda, anche il Regno Unito, e poi immagino comunque queste macchine soffrano per ora del problema che soffrono anche le auto elettriche, quindi che penso alle batterie vengono dalla Cina o comunque c'è una parte della filiera ancora un po' localizzata altrove, non in Europa. Ci sono molti ora progetti europei e spinte per rilocalizzare questa produzione, immagino che la cosa interessi anche queste filiere. Poi chiederei un breve commento su questo e poi Carmine, ho visto che anche lui voleva intervenire. Sì, allora diciamo che dal punto di vista delle attrezzature io vedo molto movimento. Tutte le aziende si stanno già muovendo per costruire prototipi da collegare ai robot o ai trattori elettrici. Per quanto non ci sia ancora un mercato che possa trainare, però ecco, a livello nazionale tutte le aziende medie o medio grandi, ma in Italia sono tutte di dimensioni medie le aziende che producono attrezzi, sono molto in fermento per cercare di provare e testare i primi prototipi. A livello di robot c'è molto movimento, ma come diceva prima il professor Marconi, c'è ancora un impasse legato al fatto dei regolamenti che comunque richiedono la supervisione di una persona. Come avete visto prima, molto banalmente ho avuto un problema di connessione. Purtroppo nella connessione magari ho creato una disfunzione a voi mentre ascoltavate di 5-6 secondi. Avere una macchina da 100-200 cavalli in campo che perde la connessione per 5-6 secondi o meglio per 5-6 minuti, ovviamente quello può diventare critico. Teniamo conto che le macchine agricole lavorano in campo, quindi io adesso sono in centro del mio comune dove abito, dove c'è una connessione decente. In pieno campo non è detto che c'è sempre una condizione di connettività ideale.
Ecco, quindi le perdite di segnale che abbiamo noi quando perdiamo un film, eccetera, o si interrompe la visione di un film o un programma in internet, sono problematiche molto più gravi quando vogliamo lavorare in autonomia. Quindi su questo tema c'è ancora molto da sviluppare, da capire come ottimizzare. Per tutta la parte invece di attrezzature che comunque possono lavorare attaccato a un trattore elettrico, ibrido, eccetera, i vincoli sono attualmente meno problematici, e il fatto di avere una persona a bordo macchina comunque risolve il problema. E quindi il limite attuale sulle attrezzature è il fatto della disponibilità di trattori elettrici. Ecco, quindi su questo ovviamente c'è un parco macchine che in Italia ha un'età media di 20-25 anni che ha bisogno di evolversi, però la direzione è già ben marcata, è anche molto veloce secondo me. Prego Carmine. Ok, io diciamo, volevo fare una domanda, diciamo, a entrambi i relatori, insomma, riguardante la possibile integrazione quindi tra strutture agrivoltaiche e sistemi quindi robotizzati per l'agricoltura. Mi spiego meglio, diciamo. Innanzitutto volevo sapere se diciamo, c'era qualche design di struttura agrivoltaica che poteva essere preferito rispetto ad altri nell'integrazione, diciamo, con il discorso quindi delle macchine robotizzate. E poi, diciamo, la seconda cosa quindi che diciamo, mi veniva in mente, quindi vedendo le relazioni di entrambi, era capire se è possibile, diciamo, pensare ad un co-design della struttura agrivoltaica per in qualche maniera aiutare il lavoro, quindi agevolare il lavoro delle macchine agricole robotizzate, perché noi chiaramente diciamo con l'agrivoltaico andiamo a realizzare comunque delle strutture quindi anche di una certa importanza quindi, all'interno quindi, del campo agricolo. Non so, ecco, quindi questa è la domanda, se diciamo si può pensare quindi di sfruttarla in qualche maniera quindi per migliorare la possibilità delle macchine piuttosto quindi di orientarsi meglio nello spazio oppure quindi di avere dei punti di ricarica più vicini, non lo so, ecco, questa è più che altro una curiosità, ecco. Grazie. Dunque, quello che relativamente al secondo punto che ha toccato, secondo me, è chiave, nel senso che fa parte di quel co-design complessivo di impianto che significa non solo, diciamo, dimensione dell'interfilare, quindi resa per ettaro dell'impianto, ma anche di ciclo produttivo della macchina. Che deve regolare questa rivoluzione. Noi adesso stiamo ragionando in termini di come Fio Robotics sia di ricarica automatica sia induttiva che conduttiva, cercando di andare proprio nella direzione del taglia erba che citavo, diciamo, precedentemente, quindi macchina scarica automaticamente, si va a ricaricare, come pure in termini di cambio batterie automatico, che l'altra, diciamo, da un punto di vista di bilancio energetico, con anche aspetti produttivi in considerazione, che deve essere considerato. Cioè l'idea potrebbe essere pacchi di batterie che si ricaricano mentre il robot è fuori e poi il cambio, diciamo, automatico. Tutto spinto però verso l'automazione, cioè l'assenza di persona, perché altrimenti, insomma, non si capisce più il vantaggio dell'elettrico. Il fatto di dimensionare il pacco batterie, che comunque ha un costo, perché insomma il costo alto delle macchine elettriche deriva da lì attualmente, con la possibilità di rigenerarsi nel campo, per esempio attraverso degli impianti come quelli citati, è strategico. Vi facevo vedere prima questo che insomma per me è interessante. In un ettaro, la gestione completa dell'ettaro, se fatta anche insieme a una ottimizzazione del mezzo, 20 metri quadrati di pannello e un sistema di accumulo opportunamente dimensionato,
sono sufficienti per avere, diciamo, operatività. Quindi co-design sicuramente sì, e impianti di ricarica automatica. Grazie. Bene, grazie. Sì. Dunque, aggiungo una riflessione su, sì, quanto detto dal professor Marconi sul fatto che muovere i robot o le macchine, ma stiamo sui robot, non è esattamente agevole. Molto spesso i robot, per andare in strada o per andare in un altro appezzamento, devono essere trasportati con carrello. Quindi contando vedendo il caso italiano, in cui le aziende a corpo unico non sono spesso lo standard, che quindi abbiamo molti appezzamenti frammentati, il fatto di poter fare processi di ricarica direttamente sull'appezzamento è ovviamente un vantaggio, perché elimina il problema del trasferimento del robot da un appezzamento all'altro. Ovviamente dopo si inseriscono anche questioni dei tempi di ricarica, del luogo della ricarica, eccetera, però ecco, ci sono, contando la frammentarietà delle aziende, frammentarietà proprio in termini di appezzamenti, che molto spesso sono separati, distanti, eccetera, il fatto di avere una produzione in loco dell'energia elettrica può essere un vantaggio ulteriore. Bene, grazie. Insomma, sono pervenuti diversi ringraziamenti, apprezzamenti nella chat, e con questo, diciamo, concluderei il webinar di oggi. Ringrazio i nostri relatori, Francesco Marinello, Lorenzo Marconi e Carmine Cancro. Vi invito ovviamente a seguire le prossime attività della rete, la pagina LinkedIn, ma anche il sito. Vi anticipo che saremo in presenza a Key Energy il prossimo mese di marzo per un evento a tema agrivoltaico, quindi vi invito a partecipare a Rimini a Key Energy. E grazie di nuovo ai nostri relatori e ci vediamo al prossimo webinar. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.